Station. La 6, la radio che fa la differenza. La 6, che radio. The number one station. Pronto? Pronto? Alessandra, ci senti? Ciao. Sì, voi mi sentite? Sì, molto sì, sì. Bene. Ah, ok, bene, bene. Oh, subito diciamo agli ascoltatori che tu sei Alessandra, che fa parte di un gruppo che si chiama... Eccolo qua. Il genio. Il genio. Ero preparata. Brava Alessandra, brava. No. Allora, sono molto contenta di incontrarti. Siamo molto contenti di incontrarti. Sì, no, io Manolo lo escludo sempre. Sempre, però, mi escludo. Sono un po' egoista. E sono molto contenta, lo ripeto un'altra volta, di incontrarti, e Manolo ancora di più, e perché ci piaci. Tanto. Grazie. Tanto, grazie tanto. Allora Alessandro, voi siete un gruppo giovane, possiamo dire, tu e Gianluca. Sì. Giusto? Che siete amici, vi incontrate, esatto. Avete delle idee e nasce il genio. Sì. E in poco tempo diciamo che fate il botto. Si può dire? Sì, ma vabbè, si può dire, sì sì, è successo in realtà, che abbiamo avuto appunto la possibilità di avere delle grandi vetrine, come anche quelli che è il calcio, che poi è stato il palcoscenico che ci ha portato ad avere più visibilità rispetto ad altri gruppi, o che ci ha fatto fare comunque un salto più grande, più alto. Eh sì, avevamo questo pezzo che si chiama Pop Porno. Avranno ballato comunque, a prescindere adesso del successo popolare che ha avuto il pezzo, si può dire che è un pezzo ricercato, un mix tra elettronica e quel gusto francese, un po' retro, si può dire. Si può dire tutto, tanto si possono dire anche le cattiverie in realtà, e ce ne sono state anche... Sono state dette tante? Sono state dette anche tante cattiverie, tante cose positive, ma questo poi fa tutto parte del gioco, e comunque la bellezza sta anche in quello, perché si può dire di tutto, grazie a Dio, ancora è un diritto sacrosanto quello, certo, cui nessuno si offende. Chi si espone si becca, tra parentesi, il bello e il brutto poi della... Alessandra, un album d'esordio nel 2008, nel marzo del 2008, con un'etichetta disastro che però in realtà ti ha portato tanta fortuna. Sì, 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 siamo stati fortunati ad avere visibilità appunto, è l'unica cosa, perché comunque... tanti musicisti, tante persone che hanno questa attitudine, che hanno questa passione, magari spesso non riescono a far vedere, a far ascoltare, a far sentire la loro musica, per cui in questo senso io perlomeno mi sento fortunata, ma credo anche Gianluca. Oh, tu e Gianluca siete amici, ma mi siete incontrati per motivi musicali, eravate amici anche prima, provenite da esperienze musicali precedenti? Noi siamo amici veramente da tantissimi anni, Gianluca aveva ha un gruppo che si chiama Studio Davoli, che adesso non è un po' fermo, e veniva da quella esperienza lì. Io ero a Milano e lui era a Lecce, anche se tutte e due siamo salentini. Però a un certo punto, quando gli Studio Davoli si erano un po' fermati dopo il secondo disco che avevano fatto, lui è venuto a trovarmi a Milano, e da lì abbiamo condiviso insieme un appartamento e ci siamo messi a fare delle cose che sono poi diventate quelle di cui sto raccontando appunto. Dunque, diciamo un bel sposalizio artistico. Alessandra, la tua voce è molto sottile, è molto sofisticata, è molto avvolgente, eri diciamo già, ti dilettavi tra virgolette nel canto, oppure ti ci sei buttata? No, no, mi ci sono buttata, ma... Con ottimi risultati, possiamo dire. Ah, grazie. Grazie, grazie. Anche no, che... è stata un gioco, una prova, per cui eravamo in casa, ho cantato delle cose, abbiamo suonato e si cantava, ma senza avere nessuna pretesa né nessun obiettivo. Poi è andata così in realtà. E niente, poi con l'esperienza ho acquisito un po' più di pratica, di sicurezza, però all'inizio ero veramente completamente così.
molto, molto ingenua. È incosciente, fa benissimo per la musica, perché magari fa, diciamo, crea, fa creare. Allora, musica elettronica, musica francese, decisione presa insieme? Nel senso che le cose che sono state fatte le abbiamo fatte con un computer, per cui per necessità usavamo delle batterie elettroniche, che poi sono rimaste così, perché poi il prodotto, quello che era venuto fuori, ci convinceva, e ha convinto anche la casa discografica, la Disastro Records, che poi ci ha fatto registrare il disco. Proprio di disco parliamo, l'ultimo singolo, Amore chiama terra, è proprio tratto dall'album Vivere negli anni X. Amore chiama terra, l'ho ascoltato, comunque è anche un po' speranzoso, diciamo così. Perché secondo te, Alessandra, proprio andando direttamente alla questione, viviamo un po' negli anni X, possiamo dire così? Sì, ma infatti il titolo dell'album è stato quasi, si è ribattezzato così, perché io e Gianluca avevamo chiamato il secondo album Vivere negli anni 10, usando la X per rappresentare il 10 del numero romano, però la gente leggeva Vivere negli anni X. Anch'io, lo chiamiamo così anche noi, per cui, ma si vede che l'incognita ha un immaginario collettivo più forte che il decennio che stiamo vivendo, no? La X forse corrisponde di più e viene riconosciuta per la situazione anche che stiamo vivendo, e si spera, insomma, che si aggiunga presto un altro numero, un 11, adesso sarà un 11, per cui XL potrebbe, no, XL. Senti, ma il nome e il genio? Quale mi hai rubato la domanda. Vabbè, rifalla. Siamo curiosi, no, ci stavamo chiedendo, come mai questo nome, il genio? Il nome il genio era uscito una sera perché Gianluca voleva fare un gruppo psichedelico. E allora, chiacchierando così, mi hanno detto: ti immagini un nome, il genio, per un gruppo psichedelico, che poi non ha fatto. E nel momento in cui poi ci siamo dovuti trovare un nome, ci siamo ricordati del genio, appunto, e l'abbiamo usato. Che vi ha portato poi tanta fortuna. È anche un bel... suona bene, si presta bene, no, Alessandra? Sì. Vivete a Milano? Sì, viviamo a Milano. Se voi magari potevate pensare di tornare al sud, che possibilità ci sono per la musica? È più difficile? Possiamo dirlo? O ci sono, magari Milano, essendo una grande città, vi dà più possibilità, vi stimola di più? Ormai con internet, che poi è quello che è successo a noi, perché in pratica la nostra esperienza, noi eravamo a Milano, però abbiamo avuto visibilità attraverso il web, per cui potevamo essere anche a Lecce, forse sarebbe stata la stessa cosa, però non saprei rispondere, nel senso che Milano offre sicuramente, garantisce comunque una presenza nel momento in cui già fai questo lavoro, e automaticamente ti porta ad avere più contatti con questo mondo, però non lo so se non si è già inseriti in un determinato meccanismo, se poi serva a qualcosa, perché comunque internet, per quanto riguarda almeno la nostra esperienza, ha dimostrato di essere superiore a qualsiasi luogo fisicamente abitabile o abitato. Sicuramente adesso è forse uno del miglior metodo per farsi conoscere, indipendentemente da dove ci si trova. E guarda, stavo proprio leggendo prima che vi hanno avvicinato a un gruppo importante che sarebbero i Blonde Redhead. Sì. E gli Stereo Total. Alessandra, voi come vi siete approcciati in questo senso al mercato estero? Vi state approcciando al mercato estero, visto che vi prestate, essendo diciamo abbracciando questo stile, sia il genere elettronico che questo stile un po' francese? Sicuramente avete un respiro, comunque uno spirito internazionale, si può dire. Allora, noi in realtà abbiamo fatto 2 anni fa una piccola tournée in Europa,
Ah, e com'è andata? Piccola, però siamo stati, abbiamo fatto Francia, Lussemburgo e Belgio. Ed è andata bene, in Francia è andata molto bene, abbiamo suonato a Parigi in un teatro e siamo stati accolti molto, molto bene, con una bella intervista prima di suonare, e, per cui abbiamo notato che si poteva fare questa cosa. Ovviamente non è né io né Gianluca ci occupiamo di questa cosa qui, perché poi nel momento in cui si lavora, come in tutti i lavori, ci sono vari ruoli e varie persone che gestiscono anche determinate attività, per cui a noi il compito di suonare e fare le canzoni e poi agli altri il compito di esportarci volendo. Sì, sicuramente. Insomma, si può dire con molto orgoglio che in pochissimo tempo avete fatto veramente tante tante cose, anche a parte magari questo approccio alla televisione. Senti, la televisione, come l'hai vissuta? Naturalmente i live hanno un gusto, anche la produzione di un disco ha un gusto, e poi arriva la televisione. La televisione non ha gusto. Fondamentalmente non ha gusto né fruirla né starci, nel senso che un'importante esperienza con Simona Ventura. Sì, un'importante esperienza, perché appunto ci ha permesso di essere molto visibili. Emotivo non ci ha dato grandi ricordi o grandi, diciamo, che la televisione, non voglio fare la sostenuta o no, però effettivamente è stato così, non c'era un non così c'era sterile, il così come quando la si guarda è la stessa cosa, anzi ancora peggio. Si può dire che non c'era il piglio, oppure no, è un mettersi da fare qualcosa e essere ripresi, essere mostrati, appunto. Però per quanto riguarda la mia esperienza, perché poi è sempre tutto molto soggettivo nelle questioni e nelle situazioni, non ho avuto grande partecipazione emotiva. Diciamo che la televisione è il gusto della visibilità, diciamo sì. Così. Parliamo proprio dell'ultimo album e dell'ultimo singolo, Amore chiama terra. Parlacene, prima l'abbiamo accennato, però insomma c'è molto da dire. Amore chiama terra in realtà è uno dei pezzi più rock, almeno così è stato definito, poi così ho letto anche, perché appunto senza nessuna scelta ben precisa, no? Però ha delle chitarre elettriche che sono molto più presenti rispetto al resto degli altri pezzi di Vivere negli anni 10 o Vivere negli anni X. Come preferisci che si... No, non preferisco, è uguale, tanto... Quindi Vivere negli anni 10? Vivere negli anni 10. Anni 10 è il suo nome, però Vivere negli anni X è stato ribattezzato così, per cui stanno bene tutti e due, anche noi. Adesso volevo fare la sofisticata, no, ma è bello perché è pieno. A me piace di più Vivere negli anni X. Sì, ma lascia aperta l'interpretazione. Dunque, diciamo, è ancora più interessante. Questo album ha incontrato la collaborazione di qualche altro artista, o siete stati tu e Gianluca a braccetto? Siamo stati accompagnati per un pezzo da Marco Ancona e Amerigo Verardi, che sono due grandi amici e due grandi musicisti del panorama della musica italiana e leccese, perché provengono anche loro da lì. Un pezzo che si chiama Sì per sempre mai, che è stato appunto fatto, scritto in una notte, perché eravamo in un baretto a Lecce, ci siamo poi ritrovati in sala prove a suonare ed è uscito quello che è uscito, e Amerigo Verardi poi ci ha messo le parole. E per cui sì, quella è stata una collaborazione di questo disco, altre no, nel primo eravamo io e Gianluca, e sempre io e Gianluca, siamo un duo. Vai, andate Alessandra e Gianluca, siete amici naturalmente, sono molto, molto amici. Sì. Alessandra, un'intensa attività live. Abbiamo parlato prima all'estero, ma voi non vi fermate, non vi fermerete immagino. Speriamo di no, perché visto la crisi qua stanno fallendo tutte le fabbriche che producono CD, non si stampa, almeno si suona, per cui no, ma al di là di tutto è sempre una bella esperienza. La crisi, sì, la musica, pensi che sia in crisi? Voi avete sicuramente, siete stati fortunati, dunque avete avuto la possibilità di sviluppare il momento live.
Però sicuramente sai com'è, qualcuno può pensare hanno fatto un primo album, hanno fatto un secondo album, siete al terzo se non vado errata. Adesso stiamo scrivendo il terzo disco. E c'è sempre la paura di non riuscire a ripetere magari il botto iniziale o comunque di proseguire o di avere una continuità. È una paura che voi naturalmente, come tutti gli artisti hanno immagino, di contro c'è la voglia di evolversi e di non rimanere magari ancorati a un unico brano che può essere pop porno, che penso che per un periodo è diventato anche un tormentone. Questo penso che sia tu che Gianluca vogliate fortemente un'evoluzione della vostra musica e attraverso magari la conoscenza e farvi conoscere ancora di più attraverso il live. Tra parentesi, io vi ho visto a Pescara. Sì, sì, siete stati molto bravi, devo dire. Grazie. Molto più di quello che mi aspettavo. Sai, ero andata, devo dire la verità, con un po' di pregiudizio, pop, porno, c'era gente dappertutto. Poi dal vivo, devo dire, Alessandra, tu hai un grosso carisma, hai una forte verve. Gianluca, sì, ha una grossa presenza scenica. E poi c'era il prodotto. Grazie. Un prodotto vero, un prodotto all'avanguardia. Interessante, poi per me che amo la musica elettronica, che andavo a vedere i concerti degli Underworld del passato, comunque Zainetto a tracollo partivo per questi concerti, per questi festival di musica elettronica. Poi vabbè, quando vivevo in Inghilterra non mi fermava nessuno e insomma, stai avvertendo un approccio differente del pubblico? Perché io immagino che ai tempi di pop porn, ai tempi che poi sarebbero ieri, forse c'era un approccio differente. Adesso con l'evolversi con nuovi album, magari il pubblico ha delle aspettative diverse o comunque... Ma devo dire che il pregiudizio è un po' calato, nel senso che poi si avvertiva tanto all'inizio. E anche i bambini sono calati, nel senso che i ragazzini ci capitava all'inizio durante il tour del primo album di vedere anche dei bambini di 8 anni che seguivano il concerto. Adesso devo dire che abbiamo una media di trentenni, quarantenni, che per cui sono scomparsi i bambini, questo non so se sia un bene o un male. Manolo non ci rientra, né 8, né 30, né 40, Manolo non ci rientra, lo portiamo lo stesso. Sì, sì. Scherza tu. No, io sono ancora giovane. Sì, sì, ma parlavo di età interiore poi, cioè non era, certo. Era tutto riferito all'interiorità delle cose. Alessandra, voi incontrate anche le riviste come Vogue Italia, Specchio, La Repubblica delle Donne, che ne pensi? Ne penso delle riviste? No, nel senso anche questa visibilità cartacea, cioè entrare all'interno di riviste che sono rappresentano un panorama un po' trendy, dunque magari tu aprire un giornale che magari leggevi dal parrucchiere, diciamolo così, se ci sono magari al parrucchiere queste riviste, o comunque in giro, e vedere che ci sei tu. Che emozione, anche potrebbe rappresentare comunque una piccola emozione indipendentemente dalla produzione musicale. Come ti sei sentita in quel momento? No, è una realtà diversa da quella che capita in altre situazioni, per cui questa è una realtà che specifica proprio del settore che poi abbiamo conosciuto e in cui stiamo lavorando. Però devo dire che talmente è stato tutto così fluido che è diventato quasi normale, no? Perché credo che il primo shock che ho avuto è stato vedere la mia foto sull'album della copertina del disco in Fnac. Quello è stato veramente, mi ha impressionato, devo dire, perché c'era qualcosa che avevamo fatto e c'eravamo noi, ed eravamo venduti. Allora è proprio il genio, nel senso che passare dalla parte del pensiero fino ad arrivare alla creazione, qualcuno dice che lì sta il genio. Cioè, superare quel passaggio per arrivare poi a un risultato finale. Dunque ti sei, penso, emozionata. Sono io, ho prodotto, ho fatto. Sì, un risultato. La copertina del disco mi ha fatto quell'effetto lì. Poi i giornali, è ovvio che ti ritrovi a pensare: c'è una foto sul giornale, sono io. Però
diventa quasi normale, ma non normale perché, non so, diventa, è così. E così, e quindi è così. Senti Alessandra, prima di parlare un pochettino anche di Gianluca, perché cioè, sei tu, diciamo che adesso ne parli un po' più, ne parlerai tu, e hai un, cioè, dal punto di vista musicale, un riferimento, un qualcosa che ti ha aiutato nel tuo cammino o comunque ti ha ispirata? È una domanda che mi piace fare perché mi chiedo sempre se c'è stata un'illuminazione da parte degli artisti oppure non, diciamo che invece non ci sono state influenze specifiche poi nella vita. Io solitamente rispondo dicendo che più che influenze ci sono delle contaminazioni che sono naturali. Penso che poi il percorso di chi ascolta molta musica, io ho ascoltato tanta musica perché sono sempre stata molto appassionata, e per cui credo di essere stata contaminata inconsciamente e molte cose, molti residui che mi erano appunto poi rimasti sono venuti fuori e li ho messi in pratica, erano delle forme che avevo acquisito e che ho buttato poi in quello che ho fatto. Per cui sì, ho fatto di ascolti veramente un po' di tutto, mi piace molto il rock and roll in genere degli anni 50 e ho apprezzato tanto anche la musica elettronica, dai Lalipuna sì. Adesso poi gli Enon oppure certo. La musica rock o l'hard rock o, hai ascoltato un po' di tutto, diciamo. Motown, veramente di tutto, per cui credo che tante cose poi lasciano delle forme che poi prendono, si manifestano in quello che fai, come in tutte le cose, in tutte le circostanze della vita. Ah, ok. Manolo voleva farti una domanda. Ma intanto ti voleva dire che lui piace tanto Raul Casadei. Non so se c'è una commistione. Lellissimo nel... Allora, io volevo parlare, più che una domanda, volevo parlare di questo terzo singolo estratto da Vivere negli anni X, che è accompagnato da un bellissimo video. Parlaci un po' di questa esperienza. Dove è stato girato? Chi l'ha girato? Video di Amore Chiama Terra, giusto? Certamente, sì. È stato girato da Giorgio Varano. Ciao Giorgio. Un regista romano. Ciao Giorgio. Ciao Giorgio. Ciao Giorgio. E appunto ci avevano contattato perché avevamo girato un backstage, una sorta di backstage delle riprese del nostro album e ci aveva aiutato un altro regista leccese, si chiama Gianni De Blasi. Avevamo fatto appunto il fake stage, si chiama così, che è stato poi selezionato ed è stato mandato a vari festival per concorrere come cortometraggio ai festival appunto del cortometraggio. E quindi è arrivato a Roma e dei ragazzi che organizzavano questo festival hanno deciso di chiederci di fare un video che tra parentesi è molto bello, lo stiamo vedendo in questo momento. Grazie. E allora abbiamo deciso poi di collaborare con loro e abbiamo girato Amore Chiama Terra. Oh, bello, bello, una bella idea. Tra parentesi, tu e Gianluca avete anche, diciamo, prodotto, esce anche un vostro CD, romanzo criminale, proprio ispirato, rimanendo nell'ambito videoclip, cinema, composto da brani originali, inediti, ispirati proprio ai personaggi della serie di romanzo criminale, sì. Proprio prodotto da Cattleya, da Sky Cinema, quello è stato anche un bel momento, immagino. Sì, siamo stati contattati dal produttore che voleva mettere in piedi questo progetto e a noi hanno chiesto di rappresentare uno dei personaggi della serie TV e ci è stato assegnato Roberta. È Roberta che ricordiamo chi era? Non me lo ricordo. Chi era Roberta? Era la ragazza del freddo. Sì, questo io. Vabbè, insomma, ero preparata per forza, non potevo sbagliare. No, ma io, ecco, in questo momento poi ho detto chi era Roberta? Chi era Roberta? L'ho visto, devo dire che la serie forse è un po' meno, ma poi il film che era di Michele Placido, se non vado errata. Sì, anche il libro è molto bello. Il libro sembra di De Cataldo. De Cataldo, sì. E un saluto a Gianluca, vogliamo dire qualcosa di Gianluca prima di chiudere, Alessandra, perché lui non c'è e tu sei la sua compagna di viaggio artistico, dal punto di vista artistico, se vuoi un pochettino parlare anche di lui. Non saprei cosa dire, a parte quello che
che penso di lui, ma penso delle belle cose. Sono contenta di collaborare con lui e anche in questo c'è la fortuna di avere come partner, mi esprimo in maniera globale, sì, certo. Una persona alla quale poi con la quale c'è poi dell'affetto al lavoro, appunto. Ecco, non potevi dire cosa più bella. Ecco, appunto, non potevi dire cosa più bella. Sono felice di collaborare con Gianluca. Noi siamo felici che avete messo su questo bel gruppo che nel panorama italiano odierno si distingue. Ah, di Gianluca dico anche un'altra cosa, più pratica, che adesso uscirà con un suo disco solista. Perché ha preparato dei pezzi che metterà in un suo disco e questo niente era per promuovere questa iniziativa anche. Siamo in attesa, siamo contenti che ce l'hai detto e che gli ascoltatori adesso sanno di questa cosa. Gianluca sta uscendo con un album solista. Sì, un album solista. Allora Alessandra, è arrivato il momento di ascoltare Amore chiama terra. Sì. Okay. Allora Alessandra, noi ti salutiamo, grazie. Siamo stati veramente felici di averti ospite in trasmissione. Grazie mille. Grazie tanto e in bocca al lupo per tutto. E ascoltiamo? In bocca al lupo, sempre. Sempre, sempre. Ascoltiamo Amore chiama terra. Ciao. 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 Ciao, ciao.